parlando dei miei guai, abbiamo ascoltato la musica dei Giaguari, fantastici. Ed è il momento di tornare a noi, come anticipato, a 9:29. Siamo veramente svizzeri, questa mattina ho una precisione incredibile. Federico, sei contento di questo? La precisione è una bella cosa. Buongiorno ancora, adesso ti presentiamo per bene con La Mente Bella. La Mente Bella, la rubrica di Radio Siena TV dedicata all'uso strategico delle risorse interiori, con il dottor Federico Milione. Cioè, senti bello l'uso strategico delle risorse interiori, lo possiamo sottolineare e accendere al neon. Certamente. Buongiorno, ben trovato, sono felice di conoscerti perché appunto la scorsa puntata non ero presente, ma ho avuto modo di ascoltarti e di apprezzare quello che appunto discutevate con Marco. Intanto vogliamo fare un po' la presentazione, Federico. Allora, diciamo subito che tu sognavi di fare questa cosa in radio, in TV, insomma un mezzo di comunicazione diverso dal solito. Sì, certamente. La radio è una cosa che ha accompagnato anche nella mia infanzia, nella mia adolescenza, le mie giornate. Bene. È una cosa che... Dai, bello. Tra l'altro tu sei psicoterapeuta, giusto? Sì, esattamente. Psicoterapeuta e psicologo. Io, sai, ascoltandoti giovedì scorso pensavo che tu fossi, adesso ci sono queste figure, ne parlavamo prima, anche di insomma, coaching, eccetera, persone che guidano comunque anche all'interno di aziende, eccetera, con dei consigli e aiutano a migliorare comunque, diciamo, la nostra condizione. Beh, certo che se parliamo comunque di uno psicologo e di un psicoterapeuta, parlavamo anche del tempo investito negli studi, possiamo dirlo che è ben corposo, c'è una gavetta abbastanza importante. Sì, è un percorso dietro. Lungo e impegnativo. E parlando di talenti, che è il nostro argomento mattutino, direi che ne hai una certa esperienza di come conoscere i propri talenti, magari anche poi per usarli. Noi l'altra volta parlavamo di come in certe situazioni della vita noi sperimentiamo l'esistenza di un qualche cosa che non credevamo far parte di noi. Esatto. Però questi aspetti esistono comunque all'interno della nostra mente, della nostra personalità. Avevamo fatto ricorso anche ad alcuni miti che ci hanno chiarito, no? Il concetto, per esempio il mito della tigre, e quindi tutti, oppure il mito di Re Artù, no? Tutte cose che ci chiariscono come certe risorse non vengono fuori finché non ne abbiamo bisogno, ma fanno parte di noi. Esatto. Allora, vediamo di capire un po' meglio di che cosa sono fatte, no? Perché sennò si rischia di crearsi l'immagine che sia un po' come nelle fiabe dei pirati, no? Il forziere carico di monete d'oro da trovare, e una volta che l'abbiamo trovato, l'abbiamo scoperto, l'abbiamo portato da luce, esatto, siamo salvi. Non è propriamente così, diciamo. C'è una buona notizia e una notizia un po' meno buona. Quella buona è che queste cose non sono da scoprire da qualche parte dove non si trovano, vanno cercate come e quindi questa. È bravo chi le trova, insomma. No, non è così, esattamente, fanno già parte di noi e ce le abbiamo davanti agli occhi, sono le caratteristiche della nostra personalità, semplicemente la notizia meno buona è dobbiamo imparare a utilizzarle. Quindi, come dicevamo la volta scorsa, dobbiamo imparare a cavalcare la nostra tigre, e questo è un qualche cosa che forse ci viene meglio se riusciamo a capire come questi aspetti si formano. La nostra personalità nasce con noi, nasce fin da quando siamo piccolissimi, dai primi stimoli che riceviamo dall'ambiente, addirittura ancora prima di nascere. Quindi tutto ciò, esatto, che arriva alla mente, che sta già nell'utero materno proprio, si percepisce il mondo, ci dicono che una serie di stimoli che arrivano quando siamo ancora nell'utero già cominciano a formare la nostra mente, il nostro pensiero, che però ancora è in una, certo, fase embrionale, ma evolverà, e poi via di seguito tutte le figure di riferimento, tutti gli stimoli che riceviamo nel nostro ambiente, quindi i genitori in primis, ma anche i compagni di classe, gli amici, eccetera, l'ambiente, e tutto questo va a strutturare il nostro modo di pensare, un po' anche la nostra personalità, Federico, no? Sì, cioè come siamo e come appariamo, insomma, possiamo apparire al mondo. Non so, mentre parlavi mi è venuta questa immagine, te la dico perché tu sei un psicologo, magari mi dai un parere vero. Mi immaginavo i nostri talenti come una statua bellissima che deve venire fuori dal pezzo, dal
al blocco di marmo, cioè più che il fatto di capire o meno se ce l'abbiamo, dobbiamo crearla questa statua, lavorando di fino No? Guarda, hai fatto piace? Una... Sì, mi piace molto questa metafora. Innanzitutto perché richiama il concetto, parliamo di statue, quindi richiama il concetto del bello. Del bello, perché poi è bello avere dei talenti. Sì, e poi un po' mi viene in mente Michelangelo quando diceva che alla fine era così, che la e resisteva statua, già. Che la figura doveva essere tirata fuori dal marmo. Esatto. Quindi già presente, ma doveva essere tirata fuori. Esatto. Bisogna lavorarci. Bisogna lavorarci. Oh, noi siamo tutti un popolo, ma guarda, mi ci metto anch'io, tutti un popolo di pigri, non ci abbiamo voglia di lavorare, soprattutto non abbiamo voglia di lavorare su di noi. Qua tocchiamo un tasto dolente, perché siamo sempre pronti, no, a additare gli altri, il mondo esterno che sbaglia sempre. Invece purtroppo, insomma, il lavoro è importante su di noi. Sì, non siamo neanche tanto abituati a farlo. Forse in pochi ce lo dicono. Come un po', insomma, quest'idea, no, che poi alla fine tutto venga dall'osservazione del mondo esterno. Poi in questo momento storico, dicevamo, siamo proiettati verso l'esterno, verso la rete, verso i contatti. Esatto. E va benissimo. Ma questo un po' ci porta a pensare che non esista altro. In realtà c'è un mondo, c'è un universo da conoscere che fa parte della nostra esperienza più intima. Esatto. E allora io vorrei entrare proprio nella nostra discussione. Se volessimo identificarli, questi nostri talenti, queste particolarità, queste peculiarità che abbiamo, come potremmo comunque definirle? Beh, sono appunto le caratteristiche della nostra personalità, sono varie e molte e si strutturano, dicevamo, nel corso della nostra storia, ma c'è un aspetto interessante, cioè non sono definite a priori. Siamo abituati a pensare un po' ingenuamente che durante l'infanzia, durante l'adolescenza si formino delle caratteristiche che poi ci accompagnano, quelle, no? Per tutta stabili. La vita, esatto. In realtà, sarebbe molto triste, mi permetto di dire, no? Sì, diciamo che lo è, cioè è vera questa cosa in una piccola misura. Ecco, poi siamo in evoluzione. Ci sono degli aspetti però che cambiano, esatto. Ci sono degli aspetti stabili, esatto. E degli aspetti che si modificano, esatto. E sono questi aspetti che si modificano quelli che ci interessano ancora di più, su cui focalizzarci, su cui possiamo lavorare. Allora ti interrompo per dare la linea a un piccolissimo break per gli acquisti, ma torniamo subito all'argomento. Guarda, lo sai, apriamo una porta aperta perché mi interessa ed è bellissimo. Parliamo di conoscere i nostri talenti e continuiamo a parlarne tra poco con il dottor Federico Milione. Don't Call Me Up, sta avendo un grande successo questo dischetto di Mabel. 9:42 ed è tempo di trovare ancora la mente bella. La mente bella, la rubrica di Radio Siena TV dedicata all'uso strategico delle risorse interiori con il dottor Federico Milione. E noi ci abbiamo l'esperto, lo vorrebbero tutti, ma ce l'abbiamo solo noi. E parliamo di una cosa bellissima, Federico, perché cioè, i talenti, la nostra personalità sono cose affascinanti. Possiamo comunque concludere, visto quello che dicevamo prima, che la nostra, il come io sono, il come mi definisco, è l'insieme di tante esperienze che io ho vissuto e quindi il modo, insomma, la mia storia, i miei pensieri, le mie idee, tutto insieme formano la mia personalità. Potrebbe essere così? Sì, è così, nella misura in cui ci siamo formati nel corso del tempo. Però è importante dire che questa evoluzione, questo cambiamento, questa crescita della personalità continua sempre. Per fare un esempio, no? È un po' come quando impariamo uno sport. All'inizio ci viene insegnato da quello che è l'istruttore, l'insegnante, come si svolge una determinata attività. E all'inizio noi facciamo esattamente quello che ci viene detto. Passo passo. Passo passo. Successivamente però tendiamo ad aggiungere, a modificare quelle nozioni di base, quindi a personalizzare. Esatto, in pratica senso. Personalizziamo. Questa personalizzazione avviene attraverso la nostra continua esperienza di quella cosa. Quindi che vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo nella nostra personalità degli elementi che si formano in età precocissima e che sono un po' la base, le fondamenta. Ma successivamente queste cose saranno arricchite da altri elementi
che si vanno ad aggiungere, che in parte le modulano, non le modificano, ma le modulano. Quindi abbiamo una declinazione differente, esatto, di quelle cose che magari all'inizio erano in un modo e poi successivamente vengono leggermente modificate. Tra l'altro mi viene in mente, mentre stai parlando, per esempio l'educazione che ricevono due fratelli nella stessa famiglia, con le stesse più o meno esperienze, con le stesse dinamiche, ma ognuno si sviluppa in modo diverso. Quindi vuol dire anche che non è solo quello che mi succede a formare la mia personalità. Beh, no? Certo, è quello che succede che va a impattare, esatto, diciamo, con quello che la persona è. Quindi il proprio modo di leggere la realtà, il proprio modo assolutamente unico e peculiare, che poi è dovuto da, anche questo, da fattori che, se andiamo a ingrandire il nostro microscopio, un po' ce li perdiamo, perché alcuni sono di dimensioni veramente piccolissime, sono legati magari alla genetica, altre sono legati ad esperienze micro che avvengono, però hanno segnato in modo diverso tra un fratello e l'altro, però esatto, diciamo che poi successivamente le esperienze che vengono fatte vengono filtrate dalla mente, quindi ognuno le filtra a modo suo e i risultati, esatto, poi possono essere anche molto diversi. Molto diversi. Quindi da questo derivano, immagino, le differenze tra le persone, quindi è così che ognuno è a suo modo, diverso dagli altri. Sì, sì, è questo, e certamente questo è poi un campo di studio che è molto aperto, è un ambito molto studiato e dove, diciamo, le domande restano ancora tante. Certo. Però sicuramente c'è una parte che è, potremmo dire, innata, dove poi per innato, diciamo, è un argomento complicato. Perché, è un termine, sì, esatto. Sì, che non ci prendiamo proprio un po' tutto, no? Sì, sì, un'architettura, sì, magari neurale che ereditiamo, esatto, proprio in termini genetici, ma anche quegli stimoli che abbiamo, esatto, detto avvengono in età precocissima, magari quando siamo ancora. E non ce ne ricordiamo, ovviamente. E poi c'è una parte di apprendimento successiva. Mm-hmm. Ecco, io vorrei chiarire questo, però l'apprendimento non è soltanto ciò che ci viene insegnato, quindi ciò che ci viene insegnato, esatto, a scuola, ciò che ma è ci quello dicono, che succede, ma è quello che succede e che noi recepiamo. Ad esempio, una persona può dire: mio padre, quando ero bambino, mi portava al mare, mi è sempre piaciuta l'acqua. Oppure può dire: quando ero alle elementari, la mia maestra mi brontolava perché non mi riuscivano le operazioni, ma sapete, la matematica non è mai stata il mio forte. Come vedete, queste sono esperienze che una persona fa, che però poi vanno a costruire la un'idea, personalità, costruire esatto, un'idea che esatto, poi diventa una caratteristica, esatto, esatto. E su quella possiamo lavorare, immagino, domando. Su quella c'è spazio di lavoro, certo, magari guidati da qualcuno che ne sa un pochino più di noi, perché siamo un po' ciechi, no? Che in tante cose nella nostra psiche siamo un po' diciamo nel caos, e quindi una guida qua è importante. Torniamo tra poco, guarda, c'è un disco, ti giuro che non l'ho preparato io, ma sta benissimo con il nostro dibattito mattutino, si chiama La differenza tra me e te. Andiamo ad ascoltarci Tiziano Ferro. Salvation, beh, anche questo alla fine potrebbe essere inerente al nostro discorso, perché alla fine trovare nuove strategie per far emergere le nostre potenzialità ci salva la vita, ci può salvare la vita. Certamente, come abbiamo visto, poi alla fine ci dà anche una risorsa in caso di necessità. Esatto, in caso di necessità, proprio di questo stavamo parlando all'interno, ve lo ricordo, della Mente Bella con il nostro dottor Federico Milione, psicologo e psicoterapeuta. La Mente Bella, la rubrica di Radio Siena TV dedicata all'uso strategico delle risorse interiori, con il dottor Federico Milione. Oh, abbiamo parlato anche di quelle che possono essere le differenze tra le persone, quindi tra me e gli altri, e insomma in questo c'entra molto sicuramente la genetica, ma anche quello che poi è l'esperienza che facciamo. E allora, dottore, facciamo un esempio: se una persona pensa magari di andare forte nelle materie letterarie, magari non in quelle scientifiche, è possibile considerarla una caratteristica innata, come dire, ma io sono fatta così, come dire, mi fermo, oppure è magari un falso concetto che abbiamo appreso andando magari male in quella materia? Beh, certamente anche a intuito, no? Possiamo immaginare che è la seconda. La genetica conta veramente poco, cioè è una base, però poi ha perfino l'architettura delle connessioni neurali cambia nel tempo, quindi cambia in base all'esperienza. Direi che l'apprendimento, come abbiamo detto, considerando per apprendimento tutte le esperienze, tanto quelle
dove si viene diciamo messi nella condizione di imparare un qualche cosa, tanto quelle che sono delle situazioni che ci troviamo a vivere, però è quello che ci struttura. Certamente l'esempio della scuola, no? Delle materie preferite e di quelle odiate ci fa vedere una cosa molto importante che dobbiamo tenere presente, perché poi è alla base del cambiamento, ovvero le nostre idee, le nostre convinzioni e i nostri gusti perfino hanno una capacità di innescare una sorta di circuito autoriverberante, vale a dire parto da un'idea e i miei comportamenti diventano coerenti con quell'idea. Esatto. Esempio, sono una schiappa in matematica. Ma io? Prendiamo ad esempio l'esempio non è casuale, perché poi è un po' il mostro sacro, no? Forse per una grande quantità di studenti. In quelli che amano la matematica e quelli che invece mi sono mai capito. Allora, facciamo un esempio che forse in molti ci si vedranno. Esatto. Allora, io sulla base di questa convinzione orienterò le mie scelte anche future, di studio, certo, di professione. Quindi tenderò ad evitare certe, esatto, situazioni o certi contesti che mi mettono in contatto con quella materia o con quella, esatto, realtà. E a quel punto finirò per confermare la mia teoria, anche perché non dandomi la possibilità di imparare quella determinata cosa, effettivamente, certo, non la imparerò. Esatto. E questo vale anche al contrario, no? Mi sento bravo in un determinato sport, tenderò a praticarlo, diventerò ancora più bravo, certo, e quindi, certo, confermerò questa idea. Allora, tutto questo è normale, semplicemente dobbiamo tenere presente che questi circoli chiusi rappresentano la nostra quotidianità. Se noi vogliamo scoprire le nostre possibilità altri, dobbiamo i talenti nascosti, per così dire, dobbiamo qualche volta fare delle eccezioni a questo, cioè uscire da queste abitudini, sperimentarci in qualche cos'altro che è al di fuori di quello che noi crediamo far parte esclusivamente del nostro modo di essere. Esatto. Un po' buttati che è morbido, buttati dai, perché guarda, io mi rivedo tantissimo in questo concetto, anche quello che i grandi dicono ai bambini influenza tantissimo il loro percorso. Sì. Noi quando ci rivolgiamo ai bambini diciamo sei un imbranato, magari non volendo fare danno, però lo convinciamo di qualcosa, e questo anche in positivo. Io ho ricordo di insomma magari applausi scroscianti per qualcosa che veniva bene, magari da bambini, e che poi hai continuato a fare proprio perché avevi avuto questo tipo di incoraggiamento. Da grandi ci possiamo anche liberare, no? Di questi che poi alla fine sono catene. Sì. Cioè, liberarci e dire vediamo, sì, in cosa davvero riesco bene, no? Sono dei recinti dentro, sì, i quali crediamo di avere già esaurito tutte le possibilità, esatto, di esplorazione, ma in realtà noi siamo molto di più. Un confine. Sì. In effetti quello che dicevi è vero, ma non solo rispetto ai messaggi che riceviamo in modo diretto, quindi sei stato bravo, non sei stato bravo, eccetera, ma soprattutto è vero rispetto a quelle cose che passano inconsapevolmente, tanto per i genitori o le figure di riferimento, insegnanti, che per, certo, la persona, perché possono essere degli aspetti difficili da decodificare, ma che comunque vanno a impattare, esatto, tutta la parte emotiva passa, sì, attraverso il non verbale, quindi attraverso tutta una serie di messaggi, esatto. Senti, è vero che apprendiamo di più nei primissimi anni di vita e rimaniamo anche più, diciamo, forse ingessati da queste percezioni che riceviamo? La plasticità certamente è una prerogativa delle prime fasi della vita, ma questo dice poco, perché poi successivamente abbiamo altri strumenti, vedi, magari più complessi, con cui sui quali possiamo far leva, e quindi il cambiamento è sempre riguarda possibile tutte le età della vita. Oh, intanto questo è incoraggiante, in qualunque età della vita noi possiamo modificare, sì, cambiare anche la struttura della nostra personalità ed essere molto di più, ad essere la miglior rappresentazione di noi stessi. Certamente, un po' come la statua di... Esatto, che dicevamo. Senti, quindi abbiamo così accennato anche a questa comfort zone, che è poi quel recinto che dicevi, no? Quelle abitudini che ormai abbiamo, le cose che riusciamo a fare bene, quest'idea che abbiamo della nostra personalità. Quindi uscire è intanto già un buon consiglio, cioè
sforzarci anche di fare qualcosa che non abbiamo mai fatto. Certamente, mettersi nell'idea che fare esperienze dove veniamo in qualche modo proiettati in un qualche cosa che non ci è consueto, ci aiuta a tirar fuori risorse nuove e a sperimentare talenti che noi abbiamo. La parola non è scelta a caso, nel senso che sono proprio delle capacità, esatto. Magari sono ancora in fase embrionale, ma possono essere portate fuori, esatto. Fatte fiorire, per così dire. Però si tratta di sperimentarle concretamente. Esatto. Vi faccio un esempio. Una persona, tornando alle convinzioni, no? Una persona può essere convinta di essere timida. A molti sarà successo questo. Ci sono, certo, io non riesco a parlare in pubblico perché sono timida. Esattamente. Poi magari casualmente va a fare un corso di teatro, scopre di essere bravissimo, di essere un animale da palcoscenico. Esatto. È una capacità che aveva. Esatto. Semplicemente non l'aveva mai sviluppata, non l'aveva mai messa alla prova. Esatto, esatto. E quindi una spinta, uno stimolo ad uscire da questa comfort zone per vedere, perché siamo davvero capaci di tanto di più di quello che pensiamo. Senti, Federico, che ne dici? Anticipiamo qualche cosa dell'argomento della prossima settimana? Allora, continuando un po' su questa linea, parleremo di progettualità. Perché se noi vogliamo investire su di noi, dobbiamo progettare. Quindi c'è proprio una tabella di marcia. Progettare il futuro. Okay. Progettare il futuro è collegato un po' a quest'idea di sviluppare determinati aspetti di noi che magari sono sopiti, esatto. Ma ci sono. Ci sono e magari ci servono per andare in quella direzione, quindi programmare anche dove scegliere vogliamo andare. Scegliere la direzione forse è uno dei modi più interessanti per poter dare qualità alla nostra vita. Sì, bene. Già mi sento meglio. Allora, io ti ringrazio Federico Milione, il nostro dottore, che tornerà giovedì prossimo sempre alle 9:30 per un altro appuntamento ancora dedicato ai talenti. Grazie per essere stato con noi ci vediamo fra una settimana. Ciao Federico, buona giornata.